Gli aspetti che limitano pesantemente l'operatività della pista di Firenze sono il suo orientamento e la sua lunghezza. Gli aerei preferiscono atterrare e decollare con il vento frontale. In questo modo il flusso dell'aria che agisce sulle ali è maggiore e per l'aereo è più facile atterrare e decollare poiché la velocità solo è inferiore. È per questo motivo che le piste degli aeroporti sono orientate secondo la direzione dei venti predominanti. Se il vento soffre da un lato, l'aeromobile potrà decollare e atterrare dall'altro e viceversa. A Firenze, la vicinanza di Montemorello alla pista di volo rende di fatto la pista monodirezionale. Se il vento soffre dalla strada con intensità uguale o superiore a 10 nodi, l'aeromobile non può atterrare da Montemorello e i comandanti sono costretti a dirigersi verso un altro scalo. Al contrario, se il vento soffia con intensità uguale o superiore a 10 nodi da Montemorello, l'aeromobile può decollare dall'autostrada, ma solo in condizioni meteorologiche particolari e con limitazioni, altrimenti i comandanti sono costretti a cancellare il volo.